Palazzo Medici Riccardi dedica una mostra all'artista britannico che si firma con lo pseudonimo di Banksy, il creativo di Bristol, la cui identità è tuttora sconosciuta. Da 15 anni rappresenta uno dei maggiori esponenti della street art, evoluzione di quella cultura che ha fuso assieme hip hop e graffitismo. Le sue opere, spesso a sfondo satirico, trattano temi attuali come la guerra, lo sfruttamento minorile, l'inquinamento, l'immigrazione. I suoi stencil disseminati su strade, ponti e mura delle città di tutto il mondo lo fanno ritenere l'artista vivente più popolare dai tempi di Andy Warhol. Questa mostra vuole raccontare in maniera molto attenta e molto analitica Banksy attraverso 25 delle sue immagini più famose. Banksy ha una stamperia che produce, che ha prodotto in questi anni 46 serigrafie, che sono le 46 opere che documentano gli interventi considerati da Banksy più importanti della sua carriera. Qui ce ne sono oltre metà ed è la documentazione di quelli che sono in assoluto gli interventi di maggior successo fatti da Banksy nel mondo. Le opere in questo senso hanno un principio che è lo stesso di Andy Warhol: serigrafie ovviamente a numero controllato, timbrate, firmate, e che rappresentano appunto l'opera in un certo senso unica di Banksy. Una delle opere più note al pubblico e che ha fatto il giro del mondo sui social è la ragazzina col palloncino a forma di cuore, che è andata in asta a Sotheby's e si è autodistrutta dopo aver superato la quotazione di 1 milione di euro. Un'operazione che fa riflettere sul senso etico e del valore dell'arte. O le sue incursioni nei musei più importanti del mondo, dal Met al MoMA di New York, dal Louvre al British Museum di Londra, dove di nascosto appende riproduzioni di opere famose, icone dell'arte e dell'immaginario collettivo, a cui cambia alcuni elementi, come il Napoleone a cavallo del pittore neoclassicista Jacques-Louis David, che nella reinterpretazione di Banksy diventa il potere cieco. Non v'è scampo neanche per l'impressionista Claude Monet. Il suo ponte giapponese con ninfee lascia il posto al degrado con due carrelli della spesa e un cono stradale finiti nello stagno. Qualcuno ha affermato che Banksy non è un artista ma solo un provocatore, un misterioso personaggio che si cela dietro il suo pseudonimo e che è diventato l'uomo più ricercato, non solo dai suoi fans ma anche dalla squadra anticrimine di Scotland Yard.